com'era essere sposati? Non facile, questo è sicuro. Ma c'è qualcosa di molto bello nel condividere la tua vita con qualcuno. Come si condivide la vita con qualcuno? Beh, siamo cresciuti insieme. Io leggevo tutto quello che scriveva, fino alle tesi del master e del dottorato. Lei ha letto ogni mia singola parola. Ci influenzavamo molto reciprocamente. In che modo tu l'hai influenzata? Lei veniva da un contesto in cui niente era mai buono a sufficienza. E questo era un peso che l'opprimeva. Ma nella nostra casa era sempre viva l'idea di provare, di permettere all'altro di sbagliare e di emozionarsi per le cose. Questo per lei era liberatorio. Era emozionante vederla crescere, vederci crescere e cambiare insieme. Ma questa è anche la parte difficile. Crescere con lei, crescere senza di lei, o cambiare senza spaventare l'altro. Ancora oggi mi capita di immaginare di parlarle. Riprendo vecchie conversazioni e mi difendo da qualcosa che ha detto di me. Sì, capisco cosa vuoi dire. La settimana scorsa hai detto una cosa che mi ha ferita, che non so cosa vuol dire perdere qualcuno, e mi sono sentita... Mi dispiace di averlo detto. No, non fa niente, ascolta. Mi sono ritrovata a pensarci e ripensarci, e poi ho capito che mi stavo semplicemente ripetendo che in me c'era qualcosa di sbagliato. Era una storia che stavo raccontando a me stessa. Mi ripetevo di non essere all'altezza. Non è interessante. Il passato è solo una storia che raccontiamo a noi stessi.